Siamo lieti di poter riconfermare che anche quest'anno il numero dei partecipanti ha superato di gran lunga l'edizione precedente. Posso chiedervi per alzata di mano chi ha già partecipato almeno un'edizione? Oh. Colgo allora l'occasione per ringraziare coloro per la riconfermata fiducia e per salutare in modo particolare chi partecipa oggi la prima volta. Benvenuti. Per chi già non mi conosce, sono Birru Riavuz, sono il direttore di DH Italia. Nonostante i 25 anni vissuti in Italia, la lingua italiana continua ad avere molti misteri per me. Uno di questi è l'utilizzo degli articoli. Pare che non andiamo molto d'accordo. Per questo motivo non li utilizzo. Quest'estate un amico notaio, forse un po' pignolo, mi ha fatto notare che questo potrebbe dare un vantaggio a chi mi ascolta. Vi risparmierò il tempo sulla durata del mio intervento. Se è un vantaggio. Gli articoli sono piccoli, ma se li salti tutti, effettivamente. Eccoci qua. Perché siamo qui? Perché vogliamo sintetizzare il lavoro degli ultimi due anni. L'ultima conferenza era nel 2011. Vogliamo rafforzare ed espandere le nostre conoscenze, le relazioni, la nostra rete. Vogliamo conoscere e diffondere le metodologie e le tecnologie innovative. Credo di poter dire che questa platea possa unanimemente confermare che il punto che ci unisce è la frase che appare nello slide. Il nostro mondo è l'acqua, il nostro punto in comune. Operiamo nel mondo delle acque insieme a voi. La nostra sfida quotidiana, queste due parole le ripeterò diverse volte durante il mio intervento, sfida quotidiana. Quando dico nostra intendo di tutti i presenti, è contribuire a risolvere problemi nell'ambito delle risorse idriche. Sfida quotidiana. Vorrei portarvi un momento fuori dal nostro mondo professionale per poi riprovare e rientrare da un'altra porta, cogliendo l'occasione dell'aspetto delle sfide professionali che affrontiamo tutti. Ho letto recentemente su una rivista, HBR, che descriveva i quattro stadi di una matrice di livello di competenza e livello di energia e dinamismo per affrontare le sfide quotidiane, appunto, che possono essere personali ma anche professionali. L'autore sosteneva che ognuno di noi può trovarsi in uno di questi quattro stadi in momenti diversi della sua vita. Lo stadio A, quando si affronta una nuova sfida, sempre professionale e anche personale, si ha una bassa competenza, perché la materia non si conosce ancora. La curiosità e la novità aiutano ad avere l'energia e il dinamismo, tendenzialmente li mantiene alti, e tale energia ci permette di avere la voglia di crescere. Spesso questo è anche lo stadio dei giovani all'avvio del loro percorso professionale. Cosa accade per trovarci nello stadio B, che a differenza l'energia è bassa? Abbiamo ancora una competenza non completa, inteso che non siamo in grado di insegnare a qualcun altro, non siamo arrivati a quel livello e potremmo sentirci non supportati per una serie di motivi: mancanza di conoscenza
tecnico, organizzativo, di strumenti e tecnologie, di contatti, di scambio di informazione, o avere poco chiaro gli obiettivi. Questo ci posiziona nello stadio di... Questa situazione potrebbe perdurare anche nel caso di competenza medio-alta, creando una bassa energia e dinamismo. Gli esperti sostengono che questo capiti di solito quando le aspettative non corrispondono al risultato ottenuto. Questa differenza, questo gap, può nascere da molti fattori e impatterebbe sulla nostra soddisfazione generale. Questo ultimo stadio è quello dove la competenza, il livello di competenza è decisamente alto e anche la carica di energia. Ecco, sostengono che questo è lo stadio che ci consente di affrontare qualsiasi sfida che si incontri. Vi chiederete se è possibile passare dallo stadio A direttamente allo stadio D, risparmiandoci il calo di energie, inteso anche insoddisfazioni. La risposta pare che sì. Come sempre, non c'è una ricetta unica valida per tutti, ma gli esperti consigliano di ricercare la collaborazione continua e la richiesta di supporto e affiancamento per accelerare questo passaggio dallo stadio A allo stadio D. Ho provato a trasferire nella nostra realtà. Forse possiamo pensare di sfruttare la conoscenza, la competenza che abbiamo attorno a noi, attraverso i nostri contatti e le nostre relazioni. Noi di DH Italia abbiamo tanto da imparare dai presenti, promettendo di metterlo sempre anche a disposizione. Questo è anche il concetto di partner, che racchiude in sé il fatto che ognuno dei due dà e riceve. Non è solo un rapporto unilaterale. Durante questi due giorni di conferenza, il supporto e l'affiancamento dei vostri colleghi che hanno sperimentato un caso simile al vostro, oppure hanno degli strumenti o tecnologie da condividere, potrebbe essere una delle possibili vie per facilitare il raggiungimento di certi risultati. Lascio a voi la riflessione in quale stadio ognuno si sente in questo specifico momento della sua vita. Ecco perché oggi siamo qui, per darci una mano con lo sforzo di tutti. Da parte nostra abbiamo pensato che creare l'occasione per la condivisione potesse essere il nostro contributo, sfruttando anche le peculiarità della nostra organizzazione. Quali sono queste peculiarità? Il gruppo di HI oggi ha più di 1100 staff in tutto il mondo, da 57 nazioni, situati in 28 sedi differenti, di cui Italia. È vero che non ci ricordiamo a memoria i nomi di tutti i colleghi che vedete le foto, ma collaboriamo e lavoriamo con tutti i sedi, siamo in contatto continuo, se non dire quotidiano. Poche settimane fa ero in Danimarca per un incontro tecnico organizzativo strategico. Come me hanno partecipato a questo incontro i direttori delle altre sedi. È stato un momento veramente molto interessante, dove ognuno ha potuto portare le sue esperienze e conoscenze per avviare il progetto del futuro insieme. Il mio contributo a quella platea è stato possibile grazie al vostro supporto
e allo scambio continuo di conoscenza, sempre. L'Italia, dal punto di vista tecnico, è sempre vista tra i paesi più preparati, e questo me l'hanno riconfermato. E approfitto per portarvi i saluti dei miei colleghi di tutte le sedi oggi. La crescita dello staff del gruppo avviene indipendentemente dalle barriere di distanza, che sono, come dicevo prima, 28 paesi. Ogni occasione di scambio e di conoscenza viene colta e riproposta. Esportiamo dall'Italia molto e molto importiamo dall'estero. Tale connessione ci aiuta a raccogliere eventuali segnali, anche quelli deboli, fuori dal nostro territorio nazionale. DHI, per la sua stessa natura e di statuto, di costituzione, è un'organizzazione indipendente. Cosa significa? Siamo un'entità che non ha titolari o azionisti. Tale indipendenza ci dà un'ulteriore forza e libertà di esprimere le nostre opinioni professionali, possiamo definire, e ci permette di essere imparziali. Siamo un'organizzazione privata, i nostri sistemi di business assicurano l'efficienza che cerchiamo in ogni azione. Siamo un'organizzazione not for profit. Questo ci consente di reinvestire nel promuovere la nostra conoscenza. Ogni anno reinvestiamo circa 21% delle nostre risorse nella ricerca e sviluppo. In questi quasi 50 anni, perché nel 2014 celebreremo il 50esimo dalla Costituzione di DHI, ci siamo dedicati e impegnati a risolvere le problematiche di diverse natura. Scarsità delle risorse idriche, intese, sicurezza della catena alimentare, sostenibilità delle aree urbane delle nostre città, l'efficienza delle infrastrutture, l'adattamento al cambiamento climatico o la protezione ambientale, in modo da poter consegnare ai nostri figli un mondo che valga ancora la pena di vivere. Facciamo parte attiva nelle organizzazioni e associazioni di maggior rilievo mondiale e sosteniamo una continua collaborazione con molte realtà scientifiche italiane e straniere. Il patrimonio della nostra organizzazione sono le persone. Siamo noi. Come ho già detto prima, oggi siamo più di 1100 persone che con grande espansione rispetto a qualche decina che sono partiti nel 64, oggi si è arrivato a questa composizione. Ogni punto verticale che vedete nel grafico è stata una tappa per un'evoluzione tecnico, organizzativa o strategica che ci ha portato ad oggi. Stiamo continuando a crescere e ad affrontare altre sfide anche molto differenti tra loro, ogni volta anche noi ripartendo dallo stadio A. Dagli anni '80 abbiamo intrapreso il percorso della condivisione delle nostre conoscenze, attraverso l'accessibilità di essi a livello globale tramite la presenza locale, la nostra presenza locale e il software, e questo ci permette di dare l'accessibilità. Abbiamo abbinato al software i percorsi di formazione, anche questo per facilitare di nuovo il passaggio che citavo prima dallo stadio A allo stadio D. Oggi questo percorso viene denominato The Academy. Le problematiche che affrontiamo hanno un comune denominatore, che è l'acqua, e potranno derivare da esigenze molto differenti tra loro.
Oggi i nostri interlocutori sono le istituzioni, le industrie, le società di consulenza e le società di ingegneria. Queste esigenze potrebbero variare dall'affrontare il risparmio idrico, la necessità di migliorare la qualità delle acque, la ricerca delle soluzioni per condividerla in modo equo, la valutazione degli impatti delle nostre azioni nel costruire una nuova struttura e la definizione delle azioni di difesa da questi impatti per gestire al meglio il flusso naturale dell'acqua. Oggi e domani raccoglierete molte testimonianze di questo percorso di esperienza. Noi ci siamo posti l'obiettivo di non fermarci nell'innovarci, per continuare a condividere la conoscenza e la tecnologia. Da più di 25 anni la suite MyPy DHI è stata la scelta preferita da professionisti dell'acqua di tutto il mondo. Oggi è accessibile anche via cloud e più di 200 trainer sono disponibili a condividere e a trasferire la loro competenza. Ascoltando le vostre richieste, i vostri suggerimenti, abbiamo costruito una scatola degli attrezzi, Toolbox, che si concentra sulla costruzione dei sistemi di supporto decisionale in cui ogni sistema è unico, ma gli strumenti per la loro costruzione sono generici, offrendo soluzioni convenienti e gestibili che sono su misura per specifici flussi di lavoro e processi di business. Questa nostra piattaforma, stile Lego ci piace molto, si basa su componenti software generico per fornire prodotti standard ma soluzioni personalizzate. Anche in questi due giorni troverete altre testimonianze di questo approccio tecnologico, My Customized, anche stamattina. Noi, questa è la promessa che ci siamo fatte, ci impegniamo a garantire la fruibilità ottimale, il valore e la sostenibilità delle nostre soluzioni per voi. La conoscenza è la chiave per sbloccare le soluzioni giuste. Allora, diamo il via alla sua condivisione. Ringrazio per il vostro tempo, per gli articoli saltati direi che sono riuscita a accorciare ancora di più, magari anche qualcos'altro, e passerò la parola al chairman, l'ingegner Fulvio Bollini, il direttore generale dell'Associazione Irrigazione Est Sesia, che sarà il suo compito coordinare per il resto della mattinata. Fermarvi quando sarà o quando non riusciamo. Approfitto ancora per ringraziare lo staff di H Italia, che sono non tutti insieme ma vedo sparsi nella sala. Senza tutto quello che hanno fatto loro, oggi e domani, quello che faremo non sarebbe stato possibile. Grazie.